quel giorno sarò le sue gambe e le sue braccia e lui sarà la mente. Quel giorno è il giorno della maratona di New York, il prossimo 7 novembre. Un sogno che unisce due fratelli, l'idea nata un anno fa durante il lockdown, quando Dario, il più giovane, si accorge della sofferenza psicologica di Franco, affetto da tetraparesi spastica. Franco è un artista, ha realizzato oltre 100 quadri lavorando al computer. Poi il Covid, il rischio del contagio per una persona fragile come lui diventa un incubo. Mio fratello è andato in uno stato di depressione durante il periodo che siamo rimasti chiusi in casa e questa cosa mi logorava dentro. Decidere di partecipare alla maratona significa poter uscire, allenarsi e avere un obiettivo. Siamo pronti per allenarci, come diciamo noi, vamos! I due fratelli si allenano per le strade di Bellizzi, vicino Salerno. Non basta la forza di volontà, Dario deve diventare un atleta per spingere il fratello per 42 chilometri. Adesso ci alterniamo con il nuoto, con la bici e la corsa. Sui social, un gruppo con 5.000 sostenitori, il sogno continua fino a Central Park. La speranza. Tu hai la speranza, puoi dare la speranza ad altre persone di realizzare i propri sogni.